È l'alba. Sull'albero dell'Andrea Doria si alza l'insegna ammiraglia del comandante in capo della flotta. Tra il tuonare delle salve, la lancia ammiraglia si stacca dalla banchina di Taranto, passando in rassegna le nostre unità da guerra. Ciascuna sembra moltiplicarsi, rappresentare anche le navi perdute e quelle che abbiamo dovuto cedere. Ecco l'Andrea Doria. Anche qui i marinai schierati in coperta salutano la voce e la bandiera sventola al loro grido. L'equipaggio sulla Tenti riceve l'ammiraglio Massimo Girosi, che appena giunto a bordo ricambia il saluto. Girosi è stato nominato comandante in capo della flotta. A poppa della nave ammiraglia si svolge il passaggio delle consegne. L'ammiraglio Oliva lascia la carica che occupava dai giorni della liberazione. Fu lui a condurre le nostre navi a Malta per combattere a fianco degli alleati quando, nei giorni dell'armistizio, la marina italiana subito seppe scegliere e infallibilmente la propria via. L'Italia lo ringrazia mentre dà il benvenuto a Girosi.